Sistemi Kiel. Garantire il futuro dell'industria del car wash. Ispirato dal motore a vapore, Rudolf Diesel voleva costruire un motore che utilizzasse le risorse in modo meno dispendioso rispetto ai motori a vapore alimentati a carbone. Nel 1892 le sue idee erano talmente mature che registrò il brevetto per il motore diesel. Le sue invenzioni e il suo continuo sviluppo sono diventati una delle componenti più importanti del nostro sistema economico globale. In Kiel, molti decenni di inventiva e volontà di cambiamento hanno contribuito a sviluppare ulteriormente i sistemi esistenti e ottimizzare in questo senso il lavaggio dei veicoli. Il motto è lasciare andare le vecchie tecniche e conservare valori e tradizioni importanti. Oggi ci troviamo di fronte a problemi climatici e di risorse senza precedenti. Il riscaldamento globale sta avendo un impatto duraturo su molti degli eventi meteorologici estremi del mondo. Ondate di caldo, mancanza di precipitazioni, scioglimento dei ghiacciai, siccità. In Europa finora abbiamo potuto utilizzare l'acqua solo in abbondanza, ma la crisi climatica sta cambiando radicalmente la situazione. Molti non sanno che ad esempio il 60% dell'acqua del Reno è costituito da precipitazioni e da scioglimento dei ghiacciai. Le precipitazioni nevose sulle Alpi sono sempre più assenti e i ghiacciai si sciolgono più velocemente del previsto. Divieti di estrazione delle acque superficiali, l'inevitabile crisi climatica sta diventando crisi idrica. È una cosa attuale che secondo gli studi si intensificherà notevolmente. Non esiste alcun sostituto per l'acqua dolce. Risorse importanti si stanno in gran parte esaurendo, quindi un cambiamento nel consumo delle risorse è inevitabile. Kiel consente ai suoi clienti di dare un notevole contributo alla protezione del clima e alla conservazione delle risorse nel lavaggio dei veicoli, realizzando allo stesso tempo profitti. Grazie a decenni di esperienza e ingegneria innovativa, Kiel è riuscita a sviluppare sistemi che soddisfano questi requisiti. ProMicro, sistema KPJ, Bifutec. I vantaggi dei nuovi sistemi parlano da soli. Meno acqua dolce, meno acqua riciclata, meno elettricità, meno chimica, meno rifiuti, meno manutenzione, migliori risultati di lavaggio e più guadagno. L'innovativo lavaggio dei veicoli con sistemi di estrazione si basa sull'evitare anziché sul riciclare. In questo modo Kiel garantisce il tuo business car wash di domani. Per supportare questa affermazione sono numerosi gli esempi per vedere lo sviluppo del processo di lavaggio e asciugatura. Dal 1963 viene introdotto il materiale di lavaggio in polietilene. La struttura filamentosa puliva molto efficacemente, ma se mal mantenuta lasciava depositi sulla vernice e causava danni annodando le spazzole se si usava troppo poco shampoo. Nel 1994 si passa al feltro, ai tessuti e nei materiali per il lavaggio. La scarsa cura e manutenzione hanno causato danni anche alla vernice. Ad esempio, granelli di sabbia sono penetrati nel materiale tessile oppure l'acqua molto dura ha causato depositi di calcare che hanno indurito il materiale. Dal 1998 la spazzola in materiale schiumato era all'ordine del giorno. Il materiale morbido non lasciava quasi alcun segno ed era di facile manutenzione. Tuttavia, il potere pulente lasciava a desiderare a causa della mancanza di azione meccanica. L'utilizzo di questo sistema di lavaggio ha comportato un deficit di pulizia che è stato compensato con l'inserimento di sistemi di lavaggio ad alta pressione oscillante, i quali, a causa del getto puntiforme, non pulivano l'intera area. Era quindi necessario utilizzare più sistemi ad alta pressione. Ciò a sua volta ha comportato un aumento estremo delle vendite di energia e acqua. Ad esempio, allora un autolavaggio consumava circa 250 litri per veicolo. Oggi la pulizia ne consuma fino a 1000.
Nel caso di un sistema a portale, intorno al 1980 si contavano solo 90 litri acqua per lavaggio. Oggi è una media fra i 250 e i 300 litri. Il successo di una pulizia è sempre determinato dai parametri impostati. Questi sono interdipendenti e la loro dimensione può essere modificata. Ciò può essere rappresentato visivamente utilizzando il cerchio di Sinner. Ecco i parametri quando si utilizza un diagramma a torta. Eliminando il materiale polietilene e passando al materiale schiumato, la mancanza di azione meccanica non è mai stata sostituita dall'alta pressione e dal conseguente aumento significativo del consumo di acqua. Presto, utilizzando il nuovo e brevettato materiale Pro Micro Wash, potrete notare una significativa riduzione delle risorse utilizzate rispetto alle tradizionali spazzole in polietilene, ai tessuti e ai materiali schiumati. Cos'è Pro Micro? Lavaggio, asciugatura e cura sistematici, riducendo allo stesso tempo i costi e preservando le risorse con Pro Micro. Kiel ha sviluppato un sistema unico al mondo per il lavaggio dei veicoli, con il quale è possibile ridurre i costi operativi e allo stesso tempo risparmiare risorse sempre più scarse. Il materiale in microfibra calandrato a punti è caratterizzato da elevata stabilità, basso assorbimento d'acqua e massime prestazioni di pulizia. È particolarmente delicato sulla vernice e garantisce risultati brillanti e puliti. Il sistema di cambio rapido Pro Micro consente la sostituzione semplice e rapida dei singoli settori. Il personale specializzato è superfluo. Si procede da soli per cambiare i settori sporchi. Il risparmio di tempo rispetto ai sistemi convenzionali in cui è necessario sostituire l'intero albero è enorme, perché spesso solo le parti inferiori sono sporche. Tutto quello che si deve fare è cambiarle e lavarle. Basta rimuoverle e metterle in lavatrice. In collaborazione con le ditte specializzate, Kiel offre una grande lavatrice professionale che garantisce brevi tempi di lavaggio. Risparmiare anche energia elettrica? Il passaggio al sistema Pro Micro è possibile senza problemi. Il sistema è adatto a tutti i tipi di impianti di autolavaggio e i costi di acquisto si ammortizzano in brevissimo tempo. Il punto è che, oltre alla notevole sostenibilità ecologica, ci sono risparmi misurabili sui costi. Grazie a molteplici perfezionamenti, la microfibra Pro Micro è 30 volte meno assorbente del tradizionale materiale tessile. Ciò significa che i rulli di lavaggio sono molto più leggeri da azionare e si risparmia su elettricità, acqua e lavori di manutenzione. Il carico inferiore sugli apparecchi prolunga notevolmente la loro durata. Grazie al basso assorbimento d'acqua delle spazzole Pro Micro, il rumore è notevolmente inferiore e i vostri clienti sperimentano un autolavaggio tranquillo e rilassato. Un chiaro guadagno in termini di comfort. I vostri clienti potranno sperimentare personalmente le proprietà positive delle salviette Pro Micro Care. La migliore abrasività e l'assenza di alonature consentono una cura ottimale senza danni dopo il lavaggio dell'auto. I clienti soddisfatti saranno contenti del loro autolavaggio. I fornitori dell'intero sistema Pro Micro provengono dalla Germania o da paesi limitrofi dell'Unione Europea. Ciò garantisce salari eticamente giustificati e consente percorsi di consegna brevi ecologicamente compatibili. Oggi ci troviamo di fronte ad un problema senza precedenti: il cambiamento climatico globale. Per l'azienda Kiel, il solo utilizzo di un materiale per spazzole ottimizzato non era sufficiente. Con la tecnologia innovativa del Kiel Project Jet System, potete ottimizzare in modo sostenibile il processo di lavaggio e risparmiare fino al 70% di acqua dolce e fino al 50% di acqua di processo.
Cosa c'è dietro il sistema KPJ? Analisi, diagnosi e adeguamento. Analisi e consulenza chiariranno come l'alta pressione può essere ottimizzata e utilizzata in modo più efficiente in termini di efficacia e utilizzo dell'energia, nonché del numero di ugelli installati. Un ugello a getto piatto convenzionale richiede fino a 90 bar di pressione. Nei robot ad alta pressione in unità mobili vengono spesso installati ugelli con getto fino a 9 punti. Utilizzando l'ugello FDX con getto appunto oscillante è necessaria meno pressione e quindi si risparmia metà dell'energia e della quantità di acqua. Inoltre si ottiene un'efficienza notevolmente maggiore con prestazioni ridotte della pompa. Guidando il flusso delle gocce si riduce nuovamente il consumo di acqua e il risultato del lavaggio migliora. La serie di gocce d'acqua rotanti crea il cosiddetto difetto del vetro sporco. Attraverso queste misure i robot ad alta pressione possono essere notevolmente ridotti e sostituiti con un numero inferiore di ugelli fissi. Se il sistema KPJ viene utilizzato in impianti self-service sia per i processi di pulizia ad alta pressione che per quelli di risciacquo, è possibile ottenere una riduzione fino all'80% nell'aggiunta di acqua dolce. È possibile un risparmio fino a 10 litri per veicolo, oltre ad un risparmio di energia elettrica fino a oltre 8 kW per ora di funzionamento quando si utilizza il sistema KPJ in quelli a portale. Una pressione inferiore e un consumo di acqua ridotto riducono significativamente la nebulizzazione nel sistema. Utilizzando il sistema KPJ in un tunnel di lavaggio e integrandolo con il sistema Bifutec, durante il prelavaggio è possibile ottenere un ulteriore risparmio fino al 50% di acqua dolce. Dopo l'analisi, la diagnosi e la conversione al sistema KPJ, utilizzando questo sistema nelle aree ad alta e bassa pressione dell'autolavaggio, risparmierete fra 20 e 40 litri di acqua fresca per ogni lavaggio del veicolo nell'impianto. Viene ridotta anche la dimensione degli impianti di acqua riciclata con KPJ. Cosa significa? Sono necessari un minor numero di bacini di riciclo e una riduzione del calcestruzzo estremamente costoso. Il prodotto ingegneristico di Kiel Bifutec fornisce un altro elemento fondamentale per salvare le nostre preziose risorse. Rimozione rapida e potente dello sporco sulle massime superfici, protezione utilizzando gli strumenti sviluppati dall'azienda Kiel. L'ugello schiumogeno Kiel Bifutec consente un prelavaggio rapido in 30 secondi. I prodotti realizzati su misura e sviluppati per la sostenibilità in combinazione con il sistema KPJ offrono ulteriori opportunità di risparmio. Utilizzando il sistema schiuma di Kiel, il consumo di acqua viene ridotto da oltre 10 a un massimo di 5 litri. Come potremo lavare i veicoli in futuro, soddisfare standard climatici e la conseguente consapevolezza ambientale dei nostri clienti, resistendo allo stesso tempo alla pressione economica? L'azienda Kiel offre decenni di esperienza, know-how tecnico e ingegneria innovativa per sostenere il progresso dell'intero sistema del car wash. ProMicro, sistema KPJ, Bifutec. Con 3 milioni di autolavaggi all'anno solo in Germania, se tutti partecipassero si risparmierebbero circa 7 milioni e mezzo di kilowattora di energia elettrica. Ciò significherebbe che tutte le abitazioni private di una grande città potrebbero essere fornite di elettricità per un anno. Con il risparmio idrico si potrebbe fornire acqua potabile a circa 60.000 persone per un anno. Ci stai? Kiel, la soluzione pulita.